Allora Canio, in settimana è arrivata una nuova convocazione con la Nazionale Under 20 e alla fine sei sceso in campo con la Nazionale Under 21. Com'è stato? Sì, inizialmente sono stato convocato con la Nazionale Under 20, poi a causa di alcuni problemi fisici dei portieri dell'Under 21 sono dovuto scendere in campo con loro. È stata una bellissima esperienza e sono molto contento di questo. Tu che sei fiorentino di nascita, che sensazioni hai provato a giocare con la maglia azzurra a Coverciano davanti alla tua famiglia? No, è stata una bellissima sensazione, anche perché erano presenti anche dei miei amici e così insomma ho avuto la possibilità di giocare davanti a loro. Allora Camigliano, fino a pochi mesi fa eri titolare nella prima del Brescia, ed era una maglia titolare nel Brescia e quella nazionale Under 20. Sì, diciamo che è successo tutto in poco tempo. L'anno scorso militavo nel campionato primavera, ora mi sono ritrovato qua. Giorno per giorno dovrò cercare di continuare a dimostrare di poterci stare e continuare ad allenarmi giorno per giorno. E ci sono rumors di mercato, e quali hanno interessamento per te di alcune grandi squadre? Queste voci di mercato fanno sicuramente piacere, ma io ora sono a Brescia, penso a fare bene col Brescia e penso alla mia squadra. Allora Valotti, su alcuni quotidiani nazionali viene indicato da molti come una delle grandi promesse a livello giovanile. Piacere tutto questo interessamento su di me, però sono ancora giovane, devo restare con i piedi per terra, fare un buon campionato del primavera del Brescia e speriamo ci vedrà in futuro. Descrivi le tue caratteristiche, è un campione che rispecchia un po' il tuo modo di giocare. Sono un giocatore rapido, abbastanza tecnico, penso che quello che mi assomiglia di più sia Giovinco e speriamo in futuro di avere una carriera come la sua. Va bene. Allora Stefano, sei la nuova promessa del settore giovanile del Brescia, che emozione si prova a vestire la maglia delle rondinelle e quella della nazionale? Ma vestire questa maglietta è una bella sensazione, anche un orgoglio da parte mia essendo anche bresciano. Io gioco, faccio parte del Brescia da molto tempo, da quando avevo pochi anni e ho fatto tutte le trafile della categoria del Brescia e adesso mi sono ritrovato qua a fare gli allenamenti con la prima squadra e spero di fare anche qualche partita. E un aneddoto, perché ti chiamano Smaico? Ma sinceramente non l'ho mai capito, però da quello che mi dicono il prof della prima squadra dell'anno scorso mi chiamava così perché assomigliavo tanto a lui con le caratteristiche fisiche.